terza categoria, massimo livello raggiunto è la seconda categoria. Dopodiché mi sono interessato già in questi frangenti di compilare le famose distinte giocatori, in quanto nessuno faceva questo tipo di lavoro. E anche questa operazione mi ha appassionato, quindi dal momento che ho lasciato la borgata di Villa Assunta per scendere qua a Santa Maria La Palma, dopo le macerie della fusione la Santa Maria La Palma-Maristella, dalla nascita della costruzione della rinascita, che poi dopo è andata a scomparire, si è rimasti un anno senza calcio, mi sembrava doveroso interessarmi di questa situazione. Siccome io sono amante del sociale, quindi grazie ad alcuni amici della borgata abbiamo costituito la prima società sportiva SM La Palma. Così facendo, in pochi anni si sono vinti alcuni campionati, dalla terza siamo passati in seconda, la seconda l'appetito ovvero mangiando, siamo arrivati in prima e a quel punto, essendo presidente responsabile di questa situazione, il campionato di prima era già un campionato di un certo livello ed era necessario coinvolgere delle persone, degli amici, al quale non mi stancherò mai di ringraziare, sono Bruno Meloni, Costantino Macias, professor Tutti Columbano, Toni Stellato, Gianpietro Enna e tanti altri che in questo momento mi sfuggono, però hanno dato tantissimo a questa società, a questa iniziativa, e il fatto stesso che in pochi anni siamo riusciti a raggiungere un campionato di eccellenza, un campionato regionale, il massimo livello in Sardegna. È stato un orgoglio per me personalmente, ma anche per tutta la borgata, che nel giro di pochi anni è stata presentata e conosciuta in tutti i campi della nostra isola. E detto questo, chiaramente con la vittoria del campionato di eccellenza cominciavano a venire i problemi, oltre che economici, anche logistici, perché come tutti sanno la città di Alghero non è che sia all'avanguardia per quanto riguarda le strutture sportive, anzi. E quindi era un problema riuscire a disputare questo campionato di eccellenza. Ma grazie all'intervento dell'assessore dello sport all'epoca Antilocca, che io anche oggi mi sento di ringraziare, ha contribuito tantissimo alla realizzazione di questo campo in sintetico a Santa Maria La Palma. Un campo all'epoca Fiore Lochiello della provincia di Sassari, che ha dato sfogo a tante altre società sportive algheresi, perché, ripeto, la carenza è oggi sotto gli occhi di tutti. Ma questo campo in sintetico, chiaramente, essendo omologato per via telefonica, ma non perché è stato regolarmente controllato in essere, ha creato col passare degli anni alcuni problemi. Il fatto che il campo sia ancora oggi sprovvisto di un impianto idrico per poter alleggerire quello che sono i vapori nocivi che crea un campo in sintetico, tutto dire. L'amministrazione da questo punto di vista vi è stata vicino dopo che è stato costruito il campo, oppure è stata un po', diciamo così, in periferia? Ma diciamo che è stata in periferia, il fatto stesso che siamo lontani da Alghero, vicini per giocarci ma lontano per realizzare alcune situazioni, risolvere alcune situazioni. Ripeto, oggi si rilasciano le disponibilità al campo, ma la struttura non è assolutamente in regola, perché io ho assistito al primo collaudo, oggi il pallone non rimbalza regolarmente, i polimeri non sono più sufficienti, il campo non è spazzolato regolarmente e pecca ancora una volta, ripeto, della carenza dell'impianto idrico. Il campo non è spazzolato perché manca lo strumento, oppure perché lo strumento c'è e magari non viene usato? Ma lo strumento c'era, sono 2 anni che non sono più presente all'interno della società sportiva, però so che è stato utilizzato pochissimo, è sempre sotto la tribuna lì che giace in attesa di una soluzione di demolizione. Le società sportive che vengono qua a giocare, ad allenarsi, lamentano il fatto degli spogliatoi, della sporcizia, insomma, che non sono adeguati al compito che devono assolvere. Io non so quale sia il compito di un arbitro che viene a arbitrare le partite. Per quanto mi riguarda, quel poco che so dei regolamenti all'interno della società, della Federazione Italiana Gioco Calcio, un arbitro può nel suo referto segnalare quello che trova in un rettangolo di gioco. E se avessero fatto questo a Santa Maria La Palma, oggi non si sarebbe giocato a calcio, perché lo spogliatoio è impresentabile, le strutture igieniche sono fatiscenti, per cui non riesco ancora oggi a capire come si riesca a risolvere questo problema.
Ci sono tante società che vivono dei momenti di difficoltà, dalla sua esperienza passata, perché lei di difficoltà ne ha passato tante e le ha anche sorpassate insomma, con successo, grazie anche ai suoi collaboratori. Cosa sente di consigliare a questi nuovi presidenti che si affacciano nel campo dello sport dilettantistico? La ringrazio per la stima, però sì, potrei eventualmente essere a disposizione di questi nuovi presidenti che si stanno affacciando al calcio per dare qualche consiglio, però non basta la figura di un presidente, ma bisogna prima di tutto costruire una società. Una volta costruita la società bisogna capire cosa si vuole fare, perché in questo momento si fa un campionato di eccellenza, ma non si è programmato nulla, né a livello economico né a livello tecnico per quanto riguarda gli atleti, per quanto riguarda i tecnici. C'è molto da rivedere in questo momento. Per quanto riguarda gli atleti, ovviamente non sono più come un tempo che venivano a giocare per passione, adesso vogliono giustamente i denari. Denari che sono sempre più difficili da trovare nel campo degli sponsor. Secondo lei che cosa è accaduto in questi ultimi 10 anni Ah, su questo fronte? è accaduto che la società sportiva, oggi le squadre non riescono più a dare un'immagine positiva agli sponsor. Cioè lo sponsor quando dà un contributo a una società sportiva vuole in cambio un qualcosa. E questo mi dà anche lo spunto per far capire agli abitanti di Santa Maria La Palma il perché la squadra di eccellenza è andata a giocare al Mariotti. È andata a giocare al Mariotti, ma non per un capriccio, ma solamente perché le leggi ci vietavano di giocare a Santa Maria La Palma, in quanto il campo, ripeto, non è omologato con le due tribune. E quindi siamo stati costretti a scendere al Mariotti. A questo punto, pochi sponsor a disposizione hanno chiesto di continuare questa avventura al Mariotti per poter avere un'immagine diversa, perché a Santa Maria La Palma, quando si gioca una partita di eccellenza, ci sono 80 tifosi, mentre invece al Mariotti la speranza era che diventassero 300. Fatto questo, abbiamo dovuto cambiare la nominazione della società. Da SM La Palma siamo passati ad Alghero 1945, con la speranza di portare al Mariotti tanti tifosi e tanti sponsor. Tutto questo oggi non è avvenuto. Le vorrei raccontare un episodio quando sono andato a chiedere il cambio di denominazione. L'attuale presidente della FIDC Dalpin mi disse: è un orgoglio per me andare a Roma, parlare con Abete, parlare con i dirigenti nazionali, e mi facevo sempre scudo e forte di questa realtà di una borgata che per anni ha vinto la Coppa Disciplina, per anni ha vinto dei campionati senza mai creare un briciolo di polemica. Io utilizzavo il campo di Santa Maria La Palma per mandare ad arbitrare delle donne e una volta io mi sono lamentato in merito e lui mi ha risposto: se lo mando a Santa Maria La Palma è perché meritate, solo lì possono crescere queste realtà, perché siete un pubblico e una società da rispettare. Quando ho chiesto il cambio di denominazione, lui mi ha detto: mi sta togliendo la cosa più bella che io potevo rappresentare a livello nazionale. Lunedì, quando compravo non so, il giornale, adesso mi sfugge, lì a Cagliari, l'Informatore, eccetera, la prima squadra che andavo a controllare era il Santa Maria La Palma. Ora lei mi sta chiedendo di cambiare il nome. Io glielo faccio perché non posso dire di no a uno come lei, però mi sta togliendo tanto di quello che io ne ero orgoglioso di avere. E forse aveva ragione. Secondo lei perché? Che cosa è mancato? È mancato forse un appeal, forse il fatto che la squadra, che i tifosi avevano, cioè vedevano la squadra come il vecchio Santa Maria La Palma, è stato solo cambiato nome, probabilmente per Esatto, questo. oggi i tifosi algheresi non hanno ancora accettato che una borgata come Santa Maria La Palma portasse un titolo di eccellenza alla città di Alghero. Allora, amabile, è da qualche anno che non la si vede più calcare i campi e le cronache del mondo del calcio. Ci può raccontare che cosa è successo? Si è stancato oppure è successo qualche cos'altro? Ma la stanchezza c'era e chiaramente non era facile continuare su questa falsa Ho riga. subito Un intervento al cuore è molto probabilmente dettato proprio dall'ansia e dallo stress che questa società di calcio mi stava creando, perché non si può partire con un programma e poi dopo un mese stravolgerlo completamente e lasciarmi quasi da solo a gestire una situazione di campionati di questo livello. Quindi in questo momento sto facendo il nonno a tempo pieno.
Ma si sta anche occupando un po' marginalmente di qualche società a livello di consulenza, a livello di consiglio. Sì, ho dato la mia disponibilità anche all'Alghero e lo sto facendo, attualmente anche altre Selig. Insomma, chi è convinto di sapere qualcosa di importante nei miei confronti, io sono a completa disposizione. Ma si dice in giro che praticamente è ancora lei che fa le comunicazioni online col sito della FIGC, è ancora lei che aiuta le squadre a comunicare infortuni dei giocatori, svincoli, cartellini. Insomma, il mondo del calcio non la vuole proprio far lasciare andare a giocare completamente con i suoi nipoti. Sì, questo parzialmente è vero. Ho dato la mia disponibilità e quindi saltuariamente mi chiedono di tesserare un giocatore, di svincolarlo sino a quando altri dirigenti non riescono ad ottenere la stessa esperienza che magari ho ottenuto io in questi anni. Basti pensare che i tesseramenti online in corso da pochi anni, per cui chi non è addentrato ha bisogno certamente di un periodo di prova e di sostegno. Io questo lo sto facendo, ma sono convinto che nel giro di pochi anni tutto questo rientrerà completamente, insomma. La mia persona sarà completamente dimenticata. Amabile, se la sente di ricordare quello che è stato il momento più positivo, più entusiasmante di tutta la sua esperienza fatta finora nel mondo del calcio. Sì, qualcosa di insostituibile, cioè dei ricordi bellissimi sono stati quando abbiamo portato la squadra degli allievi in Spagna. Chiaramente potrei dire la vittoria del campionato di eccellenza, la vittoria del campionato di promozione, tanti, tanti episodi mi portano a ricordare felicemente, ma questo di aver vinto un campionato, un torneo in Spagna con dei ragazzi, con degli allievi è stata un'esperienza indimenticabile. Giocare con l'inno nazionale e poi alla fine portare a casa una coppa è stato un qualcosa di veramente commovente. E quando si è partiti, quando si è rientrati qua in Borgata, da vivo con la sua pullman, tutta la Borgata che ci aspettava. Scusate, non mi sto commuovendo. Quindi è qualcosa che non dimenticherò mai. Ascolti, il momento più, diciamo così, più triste, più cupo, Il momento più più triste negativo. non è legato certamente alla nostra società, che ce ne sono stati, ma è stata il giorno che ho saputo una notizia che il mister Angelino Fiori ha cessato di vivere. Per me è stata una giornata triste. Cosa ricorda di Angelino Fiori? Tanto, tanto, perché mi ha dato tanto come dirigente. Forse l'unico mister che mi ha dato coraggio, che ha capito tutto quello che io facevo per la società sportiva. Episodi indimenticabili, si partiva la mattina presto per raggiungere le località dove si andava a giocare in trasferta e quando quest'uomo saliva in pullman era uno spettacolo, era un divertimento continuo sino all'arrivo in campo. Non parliamo poi di quello che succedeva all'interno degli spogliatoi con un personaggio come Angelino Fiori. Un personaggio che il mondo del calcio farà bene a ricordare a lungo e per tanto tempo. Io non lo dimenticherò mai. Grazie, mister. Si ricorda una delle sue barzellette migliori di Angelino Fiori. Ricordo un episodio che ho vissuto qua in una partita di calcio. Durante la gara c'erano panchinari, i cosiddetti panchinari, uno di questi, faccio anche il nome, Cocco, ogni qualvolta il mister si alzava per dare delle indicazioni ai suoi giocatori, questo Cocco lo seguiva da dietro e gli faceva qualche sberletto glielo faceva alle spalle. Improvvisamente il mister si è girato e ha visto una di queste scene e gli ha chiesto: "Ma cosa sei vendi?" "Nuda, mister." "Ah, ma posati." E l'ha fatto accomodare. Destino ha voluto che questo ragazzo non è più sceso in campo. A quel punto, a dicembre, mi ha chiesto di essere trasferito perché non trovavo più spazio in questa squadra, perché il mister non gli ha perdonato quello scherzo che gli ha fatto alle spalle.
e l'ho trasferito al Ghilarza, sì. Destino ha voluto che il mister è andato ad allenare il Ghilarza. Alla presentazione dei nuovi giocatori, al centrocampo, questo me lo raccontava il mister, ha controllato tutti i giocatori e ha rivisto il Cocco. E gli ha detto, mi rivolgo a tutti quanti, ma in modo particolare, a chi mi conosce, a se ne può pure andare. Il Cocco ha preso una borsa e è tornato negli spogliatoi e si è fatto trasferire in un'altra società perché a Ghilarza non c'era più posto. Amabile, veniamo a parlare dal punto di vista amministrativo. Alcune società tempo fa sono praticamente sparite dal gioco isolano per varie difficoltà. Che cosa significa e che cosa ha significato per lei avere sempre in regola i registri contabili? E come si è approcciato e come consiglia di approcciarsi ai tanti segretari, ai tanti presidenti, come dicevo prima, che si stanno affacciando nel mondo del calcio? Ma è una domanda un po' impegnativa quella che mi sta facendo, perché, ripeto, io tutto quello che ho fatto l'ho fatto nel vero senso della parola, a livello dilettantistico, nel senso neanch'io sono nato come ragioniere, eccetera, eccetera. Quello che ho fatto l'ho fatto con gli anni, con l'esperienza, eccetera. La prima cosa è mettersi in mano ad un buon consulente, anche se i consulenti di quello che era la gestione di una società sportiva non erano al 100% ferrati, perché era una nuova specialità. Intanto bisogna crearsi questa opzione sulla 398, che dà tante opportunità alle società sportive. Se vuole gli elenco quello che potrebbe chiedere questa legge. La 398 ti fa obbligo di avere un conto corrente bancario, di avere l'archivio delle fatture sia in entrata che in uscita, dà l'opportunità di versare l'IVA ogni 3 mesi. Buono il fatto che ti dà l'opportunità di trattenerti il 50% dell'IVA che si incassa da risponso, delle agevolazioni che è inopportuno non avere questa opzione di legge. Non ti fa obbligo di avere libri contabili, per cui oggi la società dilettantistica che non ha l'obbligo di avere libri contabili penso che sia una cosa molto molto importante, ma non perché debba nascondere chissà quali capitali, perché soldi nel mondo del calcio non è che se ne fanno più di tanti, ma solamente perché è gestita da persone che non hanno tempo, per cui avere tanta burocrazia intorno a una società di calcio non è cosa bella. Dica. Fatto questo, una buona gestione penso che sia fondamentale, cioè ripeto, dare in mano a un buon consulente e cominciare a lavorare sugli sponsor. Le qualità, mi dica almeno, non gliene chiedo 5 o 10, ma almeno 2 qualità che un presidente di una società sportiva deve avere, perché sappiamo benissimo che il presidente è il faro, è il leader della squadra, è colui che poi ha anche obblighi verso la legge. Secondo lei, le 2 qualità in assoluto le più importanti che deve avere un buon presidente, anzi un ottimo presidente, quali sono? E sono che la prima cosa che deve fare è circondarsi di persone capaci e di fiducia intorno alla società. Rispettare i ruoli dei suoi collaboratori, cioè l'allenatore deve fare l'allenatore e i dirigenti devono fare i dirigenti. E poi deve essere presente ogni qualvolta il segretario o il cassiere chiama in causa il presidente, deve intervenire, cioè se nell'arco di un mese gli sponsor coprono il 50% del necessario, il restante 50% non lo deve scaricare alle spalle dei giocatori non pagandoli, non dando rimborsi, eccetera, ma deve far carico alla sua tasca, cioè deve intervenire ogni qualvolta c'è bisogno. Presentarsi, non dico tutti i giorni, non dico tutte le settimane, ma ogni tanto all'interno degli spogliatoi la presenza del presidente è fondamentale. Accertarsi che tutti i suoi atleti, tutti i suoi tesserati siano muniti di visita medica, di idoneità sportiva, è la cosa che lo rende tranquillo e sereno. Se non fa queste cose, fare il presidente è rischioso. Dunque, secondo lei, anzi sicuramente lei sta dicendo che fare il presidente non è mettersi in vetrina per avere un ritorno economico magari per le sue attività imprenditoriali.
Assolutamente no, il presidente di una società del calcio prima di tutto deve essere un appassionato di calcio, deve piacergli lo sport, deve soffrire insieme alla squadra, deve soffrire insieme ai giocatori e qualche volta andare insieme alla squadra. Non è disprezzante salire su un pullman e viaggiare insieme ai giocatori. E queste cose che fanno grande un presidente. Durante la fase di ascesa della Palma dalla prima categoria, seconda categoria, fino all'eccellenza, avete fatto tantissimi pranzi e tantissime cene con i vari Meloni, Marcias e l'allora allenatore, se non sbaglio, era Giovanni Moroni. Giovanni Muroni. Che cosa ricorda di quelle cene? Mi racconti solo un particolare, quello che gli è rimasto proprio nel cuore. Guardi, non le parlo dei menù di Bruno perché lo conoscono tutti, per cui andrei a ripetermi. Quello che li posso dire è che sono state sempre delle cene belle nel vero senso della parola, cioè ci si divertiva, c'era molto dialogo con gli atleti. Ripeto quello che stavo dicendo prima: il presidente era coinvolto in quello che era il gruppo della squadra. E queste cose che hanno fatto sì che la Palma venisse conosciuta a livello nazionale. Amabile, dunque non solo un uomo di sport, ma anche un uomo di spettacolo. E a lei e alla società guidata dall'allora Costantino Marcias, no, allora, cioè Costantino Marcias è ancora in vita, per carità, quando c'era Costantino Marcias alla presidenza, vi siete inventati quello che poi è diventato un cult dell'estate algherese, il Grand Prix del Corallo. Sì, tutto questo grazie anche alla ottima collaborazione di Nicola Niedu, perché insieme a Nicola che siete partiti in questa avventura chiaramente non calcistica. Io ho solamente collegato l'evento, ho collaborato a far sì che l'evento venisse disputato a Santa Maria Palma, solamente per avere l'opportunità per poter recuperare qualche soldino, perché viene subito dopo l'iscrizione ai campionati. Ed era l'orgoglio anche delle varie giunte che si sono susseguite di volta in volta su questo palco. E poi col passare degli anni ha sempre preso più piede la situazione, a tal punto che non so per quale motivo, non so il perché, io potrei anche saperlo, che è dovuto anche alle spese, perché si è partiti che il palco il Comune di Alghero ce lo dava, poi dopo veniva invece seguito da fatture, che l'allaccio dell'ENEL era sempre più caro, che tante cose che poi pian piano il parcheggio delle macchine, le marmitte catalitiche che incendiavano il territorio, tutte situazioni che hanno fatto sì che alcune difficoltà in borgata nascessero. Però non impedivano assolutamente di continuare la manifestazione. Siete stati aiutati da altre associazioni presenti qui in Borgata oppure stavano anche loro a lato? Per quanto riguarda la manifestazione, Gran Galà dello Sport era in collaborazione con l'Associazione Impegno Rurale, che poi utilizzavano questa struttura il giorno dopo per svolgere la serata di rock solidarietà. Detto questo, adesso non so, perché poi all'interno della società sportiva la collaborazione con l'impegno rurale è stata pochissima, al di fuori di qualche componente che abita qua in Borgata, che faceva parte della nostra dirigenza, ma come impegno rurale all'interno della società sportiva non se n'è avuta traccia. Ai giocatori che si avvicinano, ai ragazzi che si avvicinano al mondo del calcio, un consiglio anche per loro credo sia doveroso. Ma è importante che i giovani facciano dello sport e quindi il consiglio è avvicinarsi chiaramente alle società sportive, ma con serietà, con impegno. Non basta firmare un cartellino e poi dopo prendersi l'attrezzatura e sparire da quello che è l'organizzazione. Bisogna fare dei sacrifici. Ora i giovani hanno molta difficoltà a fare dei sacrifici. I sacrifici sarebbero gli allenamenti, la trasferta la domenica, che per molti è la cosa più impegnativa, non è tanto la partita. La partita in se stessa la farebbero ben volentieri, ma senza allenamenti. Chiaramente i costi di trasferte, in macchina, eccetera, cominciano a essere costosi. O la società fa fronte a tutto questo, o se no i giovani non faranno più parte delle società sportive.
Anni fa la società La Palma aveva chiesto ufficialmente al comune di Alghero di prendere in gestione il campo sportivo Cataldi della borgata stessa. Notizie in merito? Ma notizie in merito sino ad oggi, perché io ripeto, sono ancora in contatto con la società Alghero 1945, ad un'ulteriore domanda, un'ulteriore richiesta, ancora non si è visto niente di concreto. Passano gli anni, cambiano le giunte, ma la situazione rimane quella che è. Un campo allo sbando, allo sbaraglio, aperto a tutti, cani, animali, chi più ne ha più ne metta, tutte le società arrivano, giocano, sporcano e vanno via, ma la situazione rimane quella che è. Sino a quando la società non acquisisce totalmente il campo, non c'è vita per questa situazione. Quanti assessori sono venuti a visionare il campo di Santa Maria della Palma? Lei ne ha conosciuto tanti. Tanti, quanti di tesserati che ho fatto all'interno della società La Palma. Durante le difficoltà economiche che si riscontravano nell'andare avanti nei campionati, avete mai avuto a livello locale, un'azienda locale appunto che vi aiutasse? Voi portavate il nome La Palma, Santa Maria La Palma. Sì, ma domande più semplici no, eh? Niente, diciamo che l'unica realtà qui a Santa Maria La Palma, tutti sanno, è la cantina sociale, ma la cantina sociale chiaramente è una cantina sociale, quindi è composta da soci, e sono oltre 300 soci. Non è facile mettere d'accordo 300 soci, e questo lo capisco, ma non è neanche così difficile fare in modo che una società sportiva locale portasse avanti una sponsorizzazione strettamente legata alla cantina sociale. Questo non è avvenuto al di fuori di un contributo annuale che la cantina divide in parti uguali a tutte le attività sportive e sociali della zona, per cui è un qualcosa che non ci permetteva assolutamente di gestire una realtà come quella che era Santa Maria La Palma. Attualmente, l'Alghero 1945 disputa il campionato di promozione. Secondo la sua esperienza, secondo anche amministrativa che ha fatto, per fare un buon campionato, per rimanere nel campionato di promozione, di che cifra si ha bisogno? Ma guardi, un campionato di promozione con 60, 70, 80 mila euro si fa un campionato dalle prime posizioni. So che non è facile recepire queste somme, ma una città come Alghero, penso che una cifra di questo genere, con un piccolo impegno, una piccola volontà, solamente con un abbonamento, si risolverebbe il problema. Dai tempi del presidente Leonardi, quando presiedeva la società Calcio Fertiglia, si parlava sempre di questa fusione con l'Alghero. Se ne è sempre parlato, ci sono stati alcuni anni in cui sembrava cosa fatta, poi alla fine l'Alghero è rimasto ad Alghero, il Fertiglia è rimasto al Fertiglia. Anche quest'anno si è parlato di questo. Comunque non si è risolto nulla perché, sino a quando alcune persone, nessuno delle quali vuol fare un passo indietro, questa situazione resterà in eterno. Cioè, una società unica ad Alghero, con nome Alghero, penso che sia la cosa più sacrosanta di questo mondo. Intorno, Fertiglia, Santa Maria della Palma, eccetera, possono essere solamente delle squadre legate alla prima squadra, poi i settori giovanili. Le strutture sono poche, i giovani sono sempre di meno, non ha senso continuare a insistere con due società ad alti livelli qui in città. Non ci sono i supporti né a livello dirigenti né a livello economico. Nel passato ha mai avuto qualche offerta per entrare in una ipotetica giunta comunale con ruolo di assessore allo sport? Di cosa stiamo parlando? No, assolutamente. Chi va a coprire questi ruoli non è addentrato nel mondo dello sport. Dunque, tutti gli assessori allo sport che ci sono stati finora, credo a parte. Ma con quelli che ho parlato io, mi scusi, mi sentivo dire non so neanche dov'è il campo di Santa Maria della Palma, per cui non riesco a capire come si fa ad eleggere uno assessore allo sport se ancora non sa dove sono le strutture sportive. Lei lo farebbe l'assessore allo sport? Ma lo fanno tanti altri, l'hanno fatto tanti altri, penso di poterlo fare anch'io, senza presunzione, mi scusi.
Il suo rapporto, parliamo prima del rapporto che ha avuto con i vari presidenti, con quello dei tecnici, dei famosi CT. Qual è stato in assoluto quello più bello, più edificante anche dal punto di vista umano e professionale e quello peggiore? Ma per quanto riguarda i presidenti, un ottimo rapporto con tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di rappresentare la società in cui ero presente io. In modo particolare il presidente Cavaliere dello Sport, lo chiamo io, Bruno Meloni, è stato ottimo e lo è tuttora. E con gli altri c'è stato un rapporto bellissimo, al di fuori del presidente Andrea Spano, che ho avuto poco tempo a disposizione per poterlo conoscere, perché mi è sparito nell'arco di un mese, per cui non l'ho più rivisto. Quindi colgo Sparito in che l'occasione. senso? È sparito perché ha avuto dei problemi personali e quindi non l'ho più visto in società, e colgo l'occasione anche per salutarlo. Per quanto riguarda il rapporto con i tecnici, con gli allenatori? Ripeto, con tutti quelli che ho avuto a che fare, il rapporto è stato ottimo. Qualche delusione? Sì, parleremo anche di questo. In modo particolare è stato un rapporto importante quello con Rabot, con Angelino, ripeto, è stato bellissimo, con tanti altri, non so, adesso mi sfuggono. Non vorrei dimenticarmi, ecco, perché mi viene difficile trovare qualche problema con queste persone, perché lei un po' portato alla delusione con uno di questi. Il rapporto con Mister Muroni è stato ottimo, buono, perché abbiamo vinto tanti campionati, abbiamo ottenuto dei risultati importanti, ma nello stesso tempo la sua figura, la sua persona mi ha un po' deluso, perché siamo andati a finire che mi ha fatto una richiesta che io sinceramente non pensavo mai che un rapporto tra me e lui si arrivasse ad un anno. Oggi, come oggi, la realtà della Palma è ancora viva, perché il numero di matricola è dall'Alghero 1945 e il numero di matricola che il sottoscritto ha creato dal 1984. Quindi la Palma in sostanza è ancora viva. Basterebbe che alcuni volontari, alcune persone che di buona volontà decidessero di entrare in questa società, e chi lo sa se si può di nuovo cambiare nome. Dunque mi sta dicendo che se arrivasse un presidente con le caratteristiche che ha appena elencato lei prima, si potrebbe tornare a calcare i tempi, tempi passati, tempi belli del passato. Io non ripeto, penso di non avere grossi meriti, penso che quello che ho fatto io lo può fare chiunque, basta solo avere passione e buona volontà. Forse Tornerebbe in campo lei? a Santa Maria della Palma.